Salve a tutti ragazzi, ci ritroviamo su F1 2019 dopo una bella esperienza con la McLaren MP4-6 del 1991 che ha aiutato Schumacher a mettersi un po' alla prova e magari, visto che quelle sono vetture veramente toste e difficili, a riuscire a rasserenarsi un po', apprezzare un po' questa Mercedes che tuttavia, come sappiamo, fa un po' schifo. Abbiamo 1300 punti grazie alle prove qui a Baku, non li investiamo adesso perché tanto ci vuole tempo per ricevere. È meglio se accumuliamo anche quelli della gara e poi, in vista del prossimo weekend, operiamo qualcosa e cerchiamo di raggiungere Racing Point e Williams, che ci soverchiano di poco. Diciamo che dalla bassa classifica in cui eravamo ci stiamo avvicinando ad un'auto media, staccando McLaren, Alfa e Toro Rosso. Se c'è una cosa di cui posso essere contento, siamo alla quarta gara, ancora i componenti della vettura sembrano veramente perfetti, quindi questa Mercedes, forse perché è scarsa, non li consuma. No dai, a qualche punto a favore ce l'avrà. La classifica ci dice che siamo a 17 punti, macchina del cavolo, quindi in tre gare non è malissimo. C'è sfuggito un podio per un veramente una cagata nella nostra Cina, dove riusciamo sempre a fare bei risultati, ma attenzione ragazzi, Baku discorso a sé. Qua invece siamo sempre andati male, percorso cittadino, a molti piace, a molti no, è intrigante da guidare, specialmente se riesci a stare lontano dai muri. E la qualifica di Schumacher che avete visto e state vedendo, diciamo che quantomeno non è proprio da buttare nelle condizioni della macchina. Guantino e si va. Come al solito buttiamo giù un paio di chili di benzina. L'assetto ce l'abbiamo, la P8 pure. Non è un granché ragazzi, ma è comunque la Mercedes. Siamo comunque davanti a Bottas, che dovrebbe essere undicesimo. Rimbocchiamoci le maniche, a posto col guantino. Ragazzi, 10.000 like e la prossima la corro con un orologio. Sapete che figata? Peccato che quello è disegnato, io mi ritroverei con... Me lo disegno? Potrei. A 10.000 like lo faccio. Mi coloro un orologio. Vabbè, andiamo, va. Dunque, di fatto, quarta fila per Schumacher in mezzo alle Renault. Occhio alla partenza. Buona! Oh, guarda che trazione! Qua Schumacher ci deve provare. Su Sainz, attenzione, rimaniamo all'interno. Bella prossima frenata. E c'è. Tutto è nato dalla partenza, però. Grande, da subito. Attenzione, cominciamo già a giocare, non bruciamoci tutto. Attaccato a Verstappen, Schumacher subito aggressivo. È buono tenere questo treno. Subito così. Speriamo che possa durare però. Grande Alex. Ora che ci hai dato tu questo... Oh, guarda, lì c'è stata una specie di attacco, hanno rallentato tutti gli schianto. Attenzione, parte più difficile del circuito. Questa zona guidata pericolosissima. E là ci siamo andati belli dentro. Legali però, per fortuna. Ma Verstappen ci ha dato tipo una pista lì in accelerazione per la leggera scodatina. Bravo comunque Schumacher, che guadagna un paio di posizioni rispetto al via e qua mette su grassa. Abbiamo degli sciatori dietro, ovvero gente che prende la scia in malo modo. Però non ce la fa incredibilmente, forse si danno un po' di fastidio anche tra di loro. Qua Schumacher deve fare una traiettoria partendo dall'interno non proprio straordinaria. E chi c'è qua? Leclerc! È che però prova una cosa un pochettino troppo futuristica, per i nostri gusti. Mi ha lasciato lo spazio, e se poi devo mettermi anche a 90 è un altro sforzo. Qua è impossibile passare nel guidato. E si riesce ad avere un po' di motore sul dritti. Tra l'altro ragazzi, questa Mercedes, come notate, nel guidato è fenomenale. È fenomenale. Non lo so se
e qua magari dipende dall'assetto, robe. Però è veramente speciale qua, eh? In queste situazioni. Bandiera gialla, attenzione, dove? Bandiera verde. Alle nostre spalle, infatti si sono allontanati tantissimo. Alcune informazioni su Sainz. Sainz! Grave da costringerlo al ritiro. Pazzesco! Ma chi è che prova ci ad attaccarci? Occhio! Alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. È il bastardo di Leclerc, che alla fine ce l'ha fatta. Però adesso noi abbiamo il DRS. Cosa è successo a Sainz? No, perché se sta macchina non si ripiglia è meglio se è trasferito me con la Racing. Dobbiamo tenere duro sulle Leclerc, ragazzi, perché l'unica fortuna che abbiamo è che la Renault non ha un gran motore. Quindi diciamo che è riattaccabile. Se però riusciamo a stargli vicini nel guidato al maledetto Clerc. Secondo me si può. Qua è importante. Però no, senza DRS, eh. No, c'è. C'è il DRS. Caro Leclerc, tra l'altro mi dà l'esterno. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Madonna. Dall'esterno, attenzione, ci riprova Leclerc. E il bastardo ci riesce. E il bello è che adesso ce l'ha lui, vero? Non ci credo. Vabbè, non lo posso riattaccare, mi sa. Mannaggia. No, ho voluto non rischiare, ragazzi. Che là si rischia il patatracco se non ce l'hai proprio allineato. Bisogna rifare come prima. C'è un bel duello qua, quindi. Niente, non ce la faranno mai a piazzare i detection point in maniera furba su sta pista. Dai, ancora a tiro, ragazzi. Come prima. Come prima va bene. Dovremmo avere anche adesso il DRS. Mamma mia. Ancora ci concede l'esterno. Ora puoi rientrare ai box. Oh. Ma sapete che quasi quasi... Ecco, infatti, adesso così me lo posso mettere dietro una volta per tutte, o no? Più o meno, eh. Non proprio... Oddio, un pezzo di ala! È lì, vedo casino. Mi sembrava rosa, tra l'altro. Infatti c'è Butler lì. Potrebbe essere roba sua. In quel duello... che lo vede coinvolto non so con chi. Noi stiamo facendo un ottimo lavoro stavolta a conservare benzina e gas per il momento. Mamma mia, è anche a conservare una buona dose di testicoli quadrati per affrontare quel tratto. Attenzione a Leclerc che adesso si vorrà mettere in testa di rifregarci lui. Dobbiamo cercare di evitare questo. E c'è un solo modo per devi farlo. Entrare ai box a questo giro. Ah, davvero?
Vedi quel vestito, un deflettore di Peppa Pig? Mi dici se ha fatto danni? È stato meglio fidarsi, ragazzi, il pit stop di 1.9 non è malissimo, vedo che di gara è tutti quelli davanti devi finire la corsa con queste gomme. Si sono fermati sostanzialmente, quindi abbiamo fatto la strategia dei primi. No, standard è media. Leclerc perché lì? Si è fermato anche lui. Sì, dai. Ora tutti insieme, eh. Speravo di potermi levare un po' le crack dai maroni, invece ci ha seguiti nel pit stop. Adesso abbiamo un Albon davanti poco promettente, perché si deve ancora fermare. Speriamo che lo faccia ora. Ok, in alternativa ci dia, no, il DRS non ce lo può dare, più troppo lontano. Comunque a me piace sta Mercedes come va in questa pista, non lo so. Vabbè, è entrato Bottas, eccolo Leclerc. Penso che adesso, vedete però che la Renault sul dritto non è velocissima, e quasi quasi gli possiamo resistere. Ovviamente no, perché dovevo stare interno come fa lui. Oh, attenzione, Ricciardo ci ha passati, avete visto? Attenzione, qua c'è Leclerc che mi rompe i coglioni, mi fa tanta paura. Per favore, riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Ma sto stronzo c'è sempre carica la batteria. E anche la benzina in sto tratto. Non voglio far danni come in Cina, però Ricciardo è ovviamente più veloce. È partito dietro, però l'unica cosa è che lì ha ancora, lì ha ancora Albon, e potrebbe in effetti, no, non è Albon, è una Racing. Bottas si è avvicinato clamorosamente a noi dopo il pit stop, non è stato grandioso, eh. Leclerc dove va? Fanculo. Ricciardo è perso, ragazzi. Troppa roba rispetto alla nostra macchina. Dai, roba. Però Leclerc ha fatto quella stronzata, adesso si arrangia con Bottas. Solo soletto. L'ha passato Valterino. Bravo Valterino. Attenzione che siamo un po' a corto di Hers. Dopo questa accelerazione lo mettiamo completamente a zero. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. A volte, ragazzi, rallento perché devo gestire la roba, cioè è un circolo vizioso, non è facile. Però in realtà stiamo andando bene. 7-8, ma tra l'altro Bottas sta facendo meglio di noi, perché era partito undicesimo. Noi soltanto una posizione più indietro di così. Quindi bravo Valtteri oggi. Un Pin Panteri. Che però non riesce ad avere il nostro ritmo. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Ma te perché devi rompermi le palle?
Lascio su alta, se no secondo me la finisco. Ora di arrivare giù in fondo al rettilineo. Vabbè, pushiamo adesso un po'. Leclerc di nuovo davanti a Bottas, quindi attenzione, potrebbe rimettersi in testa di venirci a riacchiappare. A questo punto mancano 4-5 giri. Guarda Ricciardo, guarda, era dietro di noi. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco. Ok, adesso non mi importa, ma cerchiamo di conservare qualcosa per gli ultimi due giri. Adesso. E adesso che è brutta con il DRS di Leclerc. Bottas anche lui si è allontanato. Ricciardo non ne parliamo proprio. Facciamo come Leclerc, gli diamo l'esterno. Il distacco dalla vettura davanti è 4,9 secondi. Mamma mia! Mamma mia! Qua andiamo un po' più profondi. L'ho rotto là? Sì, l'ho rotta. Dai, vaffanculo però. Bottas! Ok, credo che abbiamo un paio di problemi. Penso di aver colpito il muro con l'ala. E due, Bottas è davanti. Dai, ma sempre qualcosa. Adesso chissà con quest'ala messa così. Eh no ragazzi, verso destra gira un po' male la macchina, eh? Che cazzo. Per tirare un po' di più la frenata su Leclerc ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo favorito Valtteri. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Non me ne frega un cazzo, non mi rompere. Bello che credo che adesso ce l'abbiamo il DRS, eh? Sì. No ragazzi, Bottas davanti a Schumacher non ci può arrivare, capite qual è il discorso? Cioè non si può. Dai, ho dato una gommata di nuovo. Però adesso Bottas. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Oh! Riduci l'erogazione delle RS. Di traverso! Schumacher! Ripassa Bottas e c'ha la macchina che fa schifo. Fa schifo! Quest'ala maledetta! Distacco dall'auto davanti, 9,0 secondi. Deja vu e Valterino. O giochiamo al tappo, ma vi giuro che quella distrazione sull'ala è molto pesante. Quindi attenzione a essere furbi. E per essere furbi intendo dire che bisogna anche fare della tattica. È arrivato Gasly adesso. Ovviamente tutti si uniscono al party d'orgoglio di Schumacher. Siamo in mezzo alle due Red Bull adesso. Ma Ricciardo è andato a prendere Verstappen, quindi mazza. Attenzione qua, arriva questo. Non ho letto la comunicazione. Valtteri si sta fermando ai box. Valtteri ai box. Secondo me ha subito qualche botta, ma non da me. Sicuramente non da me. È lì nel duello indietro. Mannaggia. Mi sta riprendendo tutte. È un incubo. Tanto abbiamo una macchina talmente forte che possiamo correre anche rotti. Mannaggia, mannaggia, oh.
sì, è stato un errorino mio di frenare. Per un solo giro. Troppo in là e andare a prendere il muro con l'ala, però insomma che sfida, dai. No, ragazzi, impossibile. È cambiato l'obiettivo. È diventato rimanere nei punti contro Hamilton. Che qua dall'altro prova. Si butta sul cordolo, ci viene addosso. Schumacher gentile, gli lascia pure lo spazio. Ok, il distacco è 2,4 secondi. Capendo di trovarsi in una situazione molto dura. Però fesso no. Comunque hanno cambiato. Qua una volta mi sembrava che ci fosse un solo detection point per i due rettini, adesso sono due. Infatti ora ci facciamo passare. Detto fra noi. Anzi, a dire la verità, dobbiamo rimanere in culo. Meno male che me l'ha detto. Il compagno di squadra è 21,1 secondi. Se il mio compagno di squadra si fa i danni e si ferma, e noi invece siamo veri uomini e andiamo avanti, non so cosa dirti. Con sta roba che non si guida più. Tra gomme, ala rotta. Non credo che Hamilton farà riprendere così, eh? Peccato, perché senza la bottarella sull'ala potevamo fare settimo. Invece abbiamo fatto punti. In gergo, anche se è solo uno, però quando diciamo con una macchina del cazzo riesce ad arrivare decimo o più, ti accontenti semplicemente di essere in zona punti. Non si può fare più di questo, ragazzi. Impossibile. Ha vinto Magnussen, la Haas vola. E Schumacher purtroppo dopo la botta sull'ala tira i remi in barca. E si prende a questo punto. Dopo qualche bella manovra all'inizio con Leclerc e qualche altra bella con Bottas, che poi però gli è andato di spiga. Ma ripeto, non siamo stati noi con Bottas. Se l'è rotta lui con altra gente. Hai fatto davvero un ottimo lavoro e hai guidato al meglio. Peccato, era partita meglio. Mamma mia, ragazzi, 1-2 ass. Vabbè, ciao, sto mondiale è morto. Meno male che abbiamo una macchina scarsa con cui divertirci dalle nostre parti, se no. Dai, bravo Schumacher, che aggiunge alla lista un punticino. Ricordiamoci che Kubica, Russell, Sainz e Hamilton hanno tutti un'auto migliore della nostra, chi più chi meno, e ce li abbiamo dietro. Diciamo, siamo comunque, ecco, nei primi 18 punti, pari con Hamilton, che non sta facendo una grande stagione. Sto giro gli sta dando la paga a Carletto Leclerc. Verstappen prova a reggere, ma la Red Bull non sembra essere questa grande macchina come quella che ha affrontato Schumacher lo scorso anno. In compenso, ragazzi, guardate le due assi, imbarazzanti, 77 e 68. È a meno 16 dalla seconda ass, Vettel, con la Ferrari. E la cosa più spaventosa probabilmente sarà la classifica costruttori. Il doppio quasi già dei punti. Come vedete, i punti di Schumacher sono anche i punti della Mercedes, perché lui, è vero che sembra che facciamo delle brutte gare, ragazzi, però Schumacher è l'unico che tiene la Mercedes in classifica costruttori. Bottas oggi, dopo che abbiamo rotto l'ala, si è fatto un attimo vedere, ma poi è stato sfigato. Ma comunque, se noi abbiamo fatto decimo e l'avevamo comunque passato, finiva comunque fuori dai punti, era comunque partito undicesimo. E Schumacher ottavo. Occhio che oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno per il giveaway. Guardate in descrizione, potete vincere un gioco gratuito su Instant Gaming. Io comunque vi aspetto su Instagram, link anche quello in descrizione. Venite a seguirmi tutti quanti. Grazie per il supporto e ovviamente ci vediamo nel prossimo video.